Il cibo è una parte fondamentale della nostra esistenza e come lo produciamo e lo consumiamo ha un impatto diretto sul nostro pianeta. Con l'aumento della popolazione globale e le crescenti preoccupazioni ambientali, come mangeremo nel 2050, è una domanda che molti scienziati, agricoltori e innovatori si stanno ponendo. Ecco alcune delle tendenze emergenti e delle innovazioni che potrebbero definire il nostro futuro alimentare. Carni coltivate in laboratorio. La produzione di carne tradizionale è intensiva in termini di risorse e ha un impatto significativo sull'ambiente. La carne coltivata in laboratorio, prodotta da cellule animali e pertanto senza la necessità di abbatterli, potrebbe offrire una soluzione più sostenibile. Questa carne ottenuta senza uccisioni potrebbe ridurre significativamente le emissioni di gas serra e l'uso di terra e acqua. Agricoltura verticale. L'agricoltura verticale, quella dove le colture sono in pile verticali ed in ambienti controllati, potrebbe diventare una soluzione utilizzabile anche nelle aree urbane. Questo metodo necessita di meno terra, meno acqua e può produrre cibo per tutto l'arco dell'anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Proteine alternative. Con la crescente domanda di proteine e le preoccupazioni ambientali legate alla produzione di carne, le proteine alternative che possono essere fornite dagli insetti, dalle alghe e dalle proteine vegetali potrebbero diventare cibo comune nelle nostre diete. Cibo personalizzato. Con l'avvento delle tecnologie di sequenziamento del DNA e la crescente comprensione della nutrigenomica, potremmo vedere cibi e diete personalizzate basate sul nostro DNA individuale. Questo potrebbe aiutare a prevenire malattie e a ottimizzare la salute individuale. Impacchettamento sostenibile. L'inquinamento da plastica è una crescente preoccupazione ambientale. Nel 2050 potremmo vedere un'ampia adozione di imballaggi commestibili o biodegradabili, riducendo significativamente i rifiuti. In conclusione, il modo in cui mangeremo nel 2050 sarà probabilmente una combinazione di tradizione e innovazione, con una forte enfasi sulla sostenibilità e l'efficienza. Mentre alcune di queste tendenze potrebbero sembrare futuristiche, molte sono già in corso di sviluppo e potrebbero diventare la norma in pochi decenni. Nel frattempo, godiamoci i nostri piatti tradizionali.